31. Genio. Fu pittore, fisico, matematico, ingegnere idraulico e militare, uno dei più grandi rappresentanti del Rinascimento. Ma poté essere tutto questo perché fu un potentissimo medium. Era rimasto solo fino a tardi nella bottega del Verrocchio. Mentre puliva una prova di creta, sprofondò nello sconfinato retro della mente, in fondo, sempre più, fino a udire il rumore di coccio delle brocche, il ricordo dei dolori di famiglia e ancora, ai margini della memoria, la sua infanzia e oltre. Sconfinò nella sua esistenza prenatale, nella dimensione dove il sangue non si deve più gonfiare di fatica, dove la strada è bella per qualsiasi piede che la calchi. Quando si svegliò dalla trance, si accorse d'aver fatto con la creta che stava riscaldando piccole statue che colmavano nicchie profonde, uccelli sereni aperti alle pagine di un volo, donnette svelte cariche di frutta e di pannocchie. Aveva ripetuto nella creta il suo viaggio. Prima non aveva conoscenza del suo genio, ma poi, per tante volte, tutte illuminate, dipinse, costruì e inventò. Commento. Alcuni individui chiamati geni sono strumenti, perché ricevono le loro intuizioni da entità superiori o dalla comunione mentale cui appartengono. La comunione mentale è l'unione che, nel piano mentale, accomuna tutte le entità, incarnate e disincarnate, che vivono affinità evolutive. Spesso il genio è tale perché anche inconsapevolmente è uno strumento, come accadde a Dante Alighieri.